Ciao a tutti ragazzi, eccoci su Keistar Rail. Allora, oggi voglio fare un video che vi ho proposto tempo fa e che molti di voi hanno votato per questo video, insomma, ed è, ok, chi scegliamo, chi pulliamo dei prossimi banner che arrivano, inclusa Silverwolf che c'è attualmente in rate up nel banner di adesso. Ora, ovviamente Silverwolf è già uscita, molti di voi l'hanno già presa, molti di voi stanno ancora scegliendo, e molti di voi in realtà hanno già delle preferenze su che personaggi prendere, anche solo per lore, estetica, eccetera, 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 no? Però per tutte le persone che sono indecise a livello di ottimizzazione, account, cosa è meglio per me, che cosa fa questo personaggio, eccetera, eccetera, allora questo video lo sto facendo per voi. Per tutti gli altri, se un personaggio vi piace, puntate a quel personaggio, non pensate a con chi va bene, con chi sta, eccetera, 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 d'accordo? Quindi iniziamo. Quindi le nostre scelte sono nei prossimi quattro banner che arrivano, no? Quindi abbiamo Silverwolf, abbiamo Luosha, abbiamo Kafka, abbiamo Blade, e ognuno di questi personaggi ha un ruolo totalmente diverso l'uno dall'altro, che adesso andiamo a coprire e andiamo a vedere effettivamente che cosa fanno, con chi sinergizzano, e ne parliamo un pochettino. Insomma, cercherò di sintetizzare al meglio questo video, insomma, però sarà difficile. Comunque, iniziamo da Silverwolf, quindi ho diviso ogni personaggio in parole chiave. Lei chiaramente è un debuffer, ha un calo di resistenza, un calo di difesa, riduzione di attacco, speed e difesa col suo kit. E la parola chiave Team Variety è semplicemente che ti abilita dei team che normalmente non puoi usare, e quindi ti apre la possibilità di creare team diversi che normalmente appunto non useresti, ma che grazie a questo personaggio puoi usare. Quando invece uso la parola chiave filler, si intende semplicemente un personaggio che può essere inserito in qualsiasi team, che è una cosa che valuto molto alta in un Keistar Rail. Se un personaggio può entrare in qualsiasi team, per me è un personaggio che prende tantissima importanza rispetto magari a tutti gli altri, e un esempio di personaggio che c'è in gioco al momento è chiaramente Natasha ed è chiaramente Ting Yun, ok? Per fare due esempi pratici che avete praticamente ormai quasi tutti. E mentre la parola chiave Team Start è un personaggio che ti permette di creare un team basato su questo personaggio. Questo è una cosa che normalmente hanno gli hyper carry come cosa, ma in realtà anche un personaggio come Silverwolf ti permette di creare team basati sulla presenza di Silverwolf, in quel senso lì. Quindi non è solamente un filler, ma è anche un team starter, perché molto spesso capita che tu crei il tuo team in base a e la presenza di Silverwolf in quel team. Quindi questo semplicemente è che cosa significano queste parole chiave. Poi altri personaggi hanno un po' di parole chiave diverse, ma era semplicemente per distinguere, no, i vari personaggi. Comunque, in pratica che cosa fa Silverwolf? Quindi aggiunge debolezza extra ai nemici, ed in base agli elementi che hai nel team, sappiamo bene come funziona questa meccanica, insomma, non coprirò il kit dei personaggi in esattezza, voglio semplicemente fare una sintesi che cosa fa il personaggio, così vi rendete conto effettivamente di che cosa fa. Riduce la difesa e la resistenza elementare del nemico, single target, riduce speed e attacco al nemico con i suoi bug che mette con i suoi debuff, e praticamente sinergizza bene con qualsiasi personaggio del gioco, perché può stare con tutti, aggiungere debolezze, riduce le difese degli avversari, quindi non ha veramente una brutta sinergia con qualcuno in game, no? Quindi questa è la pratica. Con chi sinergizza bene Silverwolf? Sinergizza chiaramente bene con i Quantum che abbiamo adesso e che usciranno, quindi sinergizza molto bene con Zele, con Qin Shue, e questo perché permette di avere già metà del nostro team formato da personaggi Quantum, e poi più personaggi Quantum arrivano e più sarà possibile applicare effettivamente l'elemento Quantum a tutti i nemici che abbiamo contro. Sinergizza bene con tutti gli hyper carry che possiamo usare nel nostro team, questi chiaramente sono solamente degli esempi, d'accordo? Però la possibilità di mettere l'elemento al nemico del nostro hyper carry praticamente abilita la possibilità di giocare Silverwolf con tutti gli hyper carry del gioco, a patto che il tuo team sia costruito nel modo corretto per poter applicare sempre questa debolezza. Quindi chiaramente ridurre la difesa e aggiungere l'elemento corretto al nemico crea una bellissima sinergia con qualsiasi personaggio che poi è il tuo main DPS del team. E poi sinergizza molto bene con i Breakers. Chi sono i Breakers? Sono quei personaggi che basano il loro kit sul rompere gli scudi facilmente, velocemente, oppure semplicemente che hanno un break effect molto forte. Quindi applicare un elemento forte
un elemento con un break effect forte contro l'avversario abilita personaggi che rompono facilmente gli scudi in quel senso lì, ma che poi tutte queste sinergie vengono insieme quando create il vostro team effettivamente, no? E quindi questi sono solamente degli esempi. Quindi per quanto riguarda le sinergie, come avete capito, se avete già personaggi come Zele, Jingyuan, prendere una Silver Wolf vi aiuta tantissimo. Se avete personaggi come Yanxing, Silver Wolf non è mai una brutta scelta. Anche se pensate di prendere Blade in realtà o qualsiasi altro hyper carry in futuro, avere questo personaggio non porta veramente contro, è sempre un pro avere Silver Wolf, non porta mai veramente un no, ho pullato Silver Wolf, non posso giocare questo o non ho una sinergia con questo. No, lei va bene letteralmente in qualsiasi team, quindi non mi farei mai il problema di quando scelgo lei. Il problema si crea quando tu scegli lei invece di qualcun altro che magari volevi di più, tutto qui. Però per quanto riguarda le sinergie questo è. E in ogni caso, come dicevo, per concludere, scegliere Silverwolf cosa significa? Hai un personaggio con un potenziale di team building che può solo migliorare, perché più personaggi escono, soprattutto i support, soprattutto Harmony, Abundance, no? E altri Nivity magari. E più team puoi fare e più cose ti puoi inventare con Silver Wolf, e soprattutto la puoi usare sempre in più spot in maniera più dettagliata, e gioca bene con i limited usciti fino ad ora. Quindi se avete pullato gli hypercarry usciti fino ad ora, sicuramente è un personaggio che rende molto bene con loro, ma sicuramente anche con quelli che vengono dopo, come dicevo prima, e si inserisce bene in qualsiasi team o può fare da base per gli altri, ok? Oltretutto c'è una cosa importantissima, che lei è elemento quantum, quindi è una bella aggiunta elementale al nostro roster, perché l'elemento quantum è poco presente e oltretutto lei poi lo applica anche più spesso, quindi è veramente un ottimo personaggio overall. E onestamente, se dovessi dargli un quanto la vorrei pullare, per me è quasi sempre un 8 su 10, 9 su 10, 10 su 10, in base poi anche a le tue scelte di personaggio. È un fantastico PG, ok? È proprio un bel PG, ma non ci fermiamo qua, che adesso passiamo a Luosha. Allora, Luosha chiaramente come parole chiave è un healer, quindi è il terzo healer del gioco, può curare passivamente e attivamente, e che è già un'ottima cosa in realtà, no? Può togliere i buff ai nemici, può togliere i debuff ai nostri alleati, e queste sono due caratteristiche molto forti da avere tutte su uno stesso personaggio, considerato anche il fatto che cura in quel senso lì. E poi è un filler anche lui, ovvero può essere usato in qualsiasi team, perché essendo un healer può essere usato in qualsiasi team. Come dicevo prima, i filler in Honkai Star Rail o comunque negli RPG a turni sono tutti ottimi personaggi, perché il poterli usare dove vuoi, quando vuoi, sicuramente ottimizzano tantissimo la scelta di summon che fai e ti permette di portare su meno personaggi possibili e quindi concentrare risorse su meno personaggi. E per quanto riguarda che cosa fa Luosha in sé per sé, chiaramente abbiamo già fatto dei video dove ne parliamo singolarmente, eccetera, eccetera, ma comunque ha una cura single target che può essere fatta sia attivamente con la sua skill che passivamente. Per la passiva di questa skill può fare ogni tot turni, quindi ha una cura automatica, una cura attiva, che tra l'altro toglie i debuff ed è l'unico che lo fa insieme a Natasha, quindi questo ha un valore aggiunto altissimo. E toglie i buff ai nemici e fa danno ad area imaginary con la ultimate, che è veramente qualcosa di fenomenale, nel senso, perché soprattutto se non avete già l'imaginary come elemento, questo copre anche l'eventuale danno imaginary sotto quell'aspetto lì, e poi tutto il suo scaling è con l'attacco in generale. Inoltre permette ai tuoi alleati di curarsi quando attaccano, che è un modo diverso di curare. Ovviamente questo implica che non hai una cura burst nel suo kit, ma hai diversi modi per curare in maniera diversa rispetto agli healer alla quale siamo abituati ora, no? Per quanto riguarda le sinergie, chiaramente Luosha sinergizza bene con praticamente tutti, perché è un healer, no? Sinergizza bene tra l'altro anche con i buffer, perché essendo che le sue cure scalano con l'attacco, i buffer che ci danno attacco, ovvero tutti, sinergizzano bene con Luosha. Quindi quando abbiamo un buffer che ci dà attacco, in realtà stiamo aumentando anche le cure che può fornire Luosha sotto quell'aspetto lì. Sinergizza molto bene con i fast carry, come li chiamo io, quindi carry che si basano sulla speed, si basano tutti sulla speed, ma questi due in particolare, quindi Sushang e Zele, sono i migliori esempi che abbiamo al momento per adesso, perché più attaccano più si curano all'interno del field di Luosha, quindi tutti i personaggi veloci che attaccano più frequentemente e più volte all'interno dei due turni di field di Luosha sicuramente ottengono più vantaggi dal avere Luosha in team.
ma sinergizza molto bene anche con altre forme di DPS, e qua come esempio ho messo una Hook, una Clara, un Blade, che hanno delle meccaniche diverse poi e tendono a volersi curare in un modo o nell'altro. Ovviamente Clara, per via dell'aggro, perde vita e viene curata in automatico poi dall'Uosha, quindi questo è fantastico. Blade ovviamente si toglie gli HP, si setta gli HP a un certo valore, si toglie ancora HP con altri mezzi, e quindi più viene curato dall'Uosha è meglio, ma ne parliamo dopo perché parleremo anche di Blade. E poi ovviamente sta bene anche con tutti i nostri personaggi che prendono aggro, quindi di nuovo Clara, o comunque della Preservation, perché tankando, quando arrivano al nostro 50% di vita eccetera eccetera, verranno curati in automatico dall'Uosha, o comunque l'Uosha comunque un healer, quindi bene o male sinergizza bene con quasi tutti i personaggi del gioco, perché appunto è un healer, quindi non c'è molto da dire sotto quell'aspetto lì. Quindi cosa significa scegliere l'Uosha? Significa avere la possibilità di togliere i debuff, togliere i buff agli avversari, curare sugli attacchi dei nostri alleati, curare i nostri alleati, no? Quindi avere letteralmente un terzo healer completissimo che fa letteralmente tutto. E l'unico difetto che ha lui è non avere un bar steal. Cos'è un bar steal? Avere una cura ad area enorme da fare immediatamente. Sapete che ci sono molti spot dove a volte utilizzate quella ultimate di Baidu o quella ultimate di Natasha prima che gli avversari ti attacchino e ti salva la situazione. Con l'Uosha questa cosa non puoi farla, d'accordo? Quindi diciamo che ha i suoi pro e ne ha tanti, ma anche i suoi contro sotto quell'aspetto lì, ma anche ogni personaggio un po' questa cosa qua, no? E comunque bene o male secondo me si può superare le difficoltà di questa assenza di bar steal, perché ovviamente il team che poi giochi con l'Uosha saprà bene che deve basarsi sul fatto che si deve curare attaccandosi, o che comunque le cure passive che fa l'Uosha avvengono ogni tot turni, quindi non possono esserci sempre. E poi ovviamente porta danno immaginari ad area, che se non hai già Wealth torna molto comodo, perché così non solo curi eccetera eccetera, ma copri anche l'elemento immaginary. Ma avendo poi, magari anche se hai Wealth, anche se hai già Wealth, e magari con Yukong eccetera eccetera, abiliti altre forme di team perché hai più presenza di elemento immaginary, e questo poi gioca molto bene anche con Silver Wolf in quel senso lì, no? Quindi come dicevamo prima, la presenza, purtroppo la patch 1.1 ha due personaggi filler, ovvero che vanno bene ovunque, che sono molto buoni per tutti gli account a prescindere da che cosa avete o non avete, per un motivo o per l'altro, e quindi c'è da scegliere o non scegliere, insomma, no? Quindi sta un po' a voi. Comunque, per quanto riguarda l'Uosha, questo era un po' tutto quello che c'era da sapere. E parliamo di Blade. Allora, Blade chiaramente è un DPS Hyper Carry Team Starter. Cosa significa? DPS è che chiaramente ha fa danno e ha un alto potenziale di DPS grazie al suo kit, e che aumenta sempre di più in base all'healer che abbiamo vicino, o se abbiamo l'healer vicino. È un hyper carry, ovvero che tendenzialmente vuole essere l'unico vero DPS che hai nel team la maggior parte delle volte, perché il team che fai si basa su di lui, e infatti è un team starter per questo motivo, perché solitamente quando crei un team, il team gira intorno a Blade. Questo è il senso, questa è la stessa cosa che facciamo quando creiamo Zere, quando creiamo un team con Zere di solito, o con Jingyuan, o con Yanxing, no? È più o meno lo stesso concetto, quindi ci copre il ruolo di hyper carry dell'elemento vento, quindi questo è bene o male Blade. Adesso, che cosa fa Blade in pratica? Non andiamo troppo nel dettaglio, perché poi lo vedremo con calma più avanti. Bene o male fa danno ad area e spende HP invece di skill point, ok? Questo è molto importante, e abbiamo già visto questa meccanica con Ardan, solo che lui lo fa ad area ed è elemento vento chiaramente. E inoltre con la ultimate fa danno in base a quanti HP ha perso lui in battaglia finora, e prima di usare la ultimate, che poi ad ogni ultimate si resetta il valore chiaramente, però quindi più HP si toglie e più danno fa, d'accordo? Ma se viene curato si può togliere ancora più HP, quindi questo è per ormai il concetto di base. Dopo aver perso vita, tra l'altro un tot di volte fa anche dei follow up attack che fanno danno ad area di nuovo, quindi tanto AoE damage, e che lo autocurano, quindi anche un modo di autocurarsi, ma che va in base a quante volte ha perso vita, quindi bene o male c'è da considerare anche quella cosa lì. E l'altra cosa super forte, diciamo, e super carina, è che il suo danno scala sia in attacco che in HP, ma soprattutto in HP e poi in quanti HP ha perso, ok? Quindi ha tre scaling diversi Blade. Ha
lo scaling in HP in base a quanti HP massimi ha, lo scaling in attacco in base al suo attacco e lo scaling in HP persi, ovvero quanti HP è effettivamente perso. Quindi questo è molto interessante perché poi permette un building totalmente diverso rispetto ad altri personaggi che abbiamo visto in gioco, insomma. Ora, con chi ha sinergie? Blade ovviamente ha sinergie con tutti gli healer, nello specifico con Luosh, perché diciamo che l'ultimate di Blade porta i suoi HP esattamente al 50%, che è esattamente poi il limite di Luosh per attivare la cura automatica, no? Con Luosh, quando un tuo personaggio arriva al 50% di HP o meno, viene curato in automatico, che è la cura passiva della quale parlavamo prima, quindi è un'ottima sinergia sotto quell'aspetto lì, ma sta chiaramente benissimo con Natasha o con Bailu, che hanno modi di curarlo. Tra l'altro, sinergia importante anche con Bailu, perché Bailu ha la possibilità di aumentare gli HP massimi di Blade, anche se è difficile, è molto difficile procare questa cosa, però la possibilità ce l'ha, quindi è ancora una sinergia migliore. Sta molto bene con tutti i buffer, perché chiaramente lui vuole aumentare i suoi danni, quindi in un modo o nell'altro aumentare i danni, aumentare il crit damage, aumentare il crit rate, qualsiasi cosa sia, aiutano Blade sicuramente sotto quell'aspetto lì. E sta chiaramente bene con tutti i debuffer, perché aumentare i danni presi dai nemici o qualsiasi cosa sia, rallentarli, ridurgli le difese, ridurgli l'attacco, sicuramente sono cose che Blade vuole nel suo team per fare più DPS possibile. Quindi per quanto riguarda le sinergie, bene o male, sono quelle di un hyper carry, niente di diverso. Cosa significa scegliere Blade per noi, però? Significa avere un ottimo hyper carry vento, significa avere un buon danno ad area, ma c'è anche da dire che rispetto a tutti gli altri DPS del gioco, essendo lui che scala in HP, in un certo senso è il DPS più resistente, no? Ovviamente tolta Clara sotto quell'aspetto lì, e ha un potenziale di DPS enorme anche grazie agli healer che abbiamo adesso, ma che potrebbero uscire in futuro sotto quell'aspetto lì, perché se magari in futuro esce un healer che sceglie un personaggio unico del tuo team che lo cura in continuazione per qualche motivo, questo potenzia sicuramente Blade. Ora, ovviamente ha la sinergia con Luosh, ma non è detto che in futuro non possa uscire un healer che sinergizzi ancora meglio con Blade, e in ogni caso è ottimo se non hai già preso degli hyper carry. Quindi se hai saltato Zelo, hai saltato Jingyuan, non hai Yanxing e vuoi un bel hyper carry forte per il tuo team, Blade secondo me è anche un'ottima scelta, perché ti copre quell'aspetto lì. Passiamo a Kafka, e Kafka è chiaramente un DPS, quindi è fatto in variety dot team starter. Andiamo a vedere che cosa significa queste parole chiave con lei. Ovviamente lei è un ottimo DPS a 360 gradi, va danno basato sui dot e sui follow up attack, e la team variety invece abilita totalmente i team basati sui dot. Quindi lei è un personaggio che già lei da sola abilita delle team comp specifiche basate appunto sui dot, in quel senso lì, e chiaramente lei fa danno con i dot, e oltre che ad abilitare i dot, lei applica i dot a degli scaling alti con i dot, nel suo caso lo shock, perché lei è elettro poi, ed è la sua fonte principale di danno in realtà grazie a questi scaling altissimi, ma non è l'unico modo di fare danno che ha. Come abbiamo visto prima, fa danno anche di follow up attack tramite altri mezzi, ed è un team starter, ovvero che diventa la base sulla quale buildiamo i nostri team nel 90% dei casi quando parliamo di dot team. A volte possiamo pensarla anche come sub DPS elettro da mettere da qualche parte, ma nella maggior parte dei casi probabilmente Kafka fa da base per i nostri team per partire, insomma, no? Ora, che cosa fa in pratica Kafka? Ha un alto scaling sull'attacco con i dot che applica, quindi applica dot. Può far danno immediatamente con i dot che applica, sia applicati da lei e anche degli alleati. Quindi, come sapete, i dot fanno danno quando quando inizia il turno di un nemico, in quel senso lì. Lei può fare in modo che questi dot esplodano e facciano ancora più danno prima che arrivi il turno del nemico. Questa è una meccanica fortissima, che è il motivo per il quale abilita poi questi team. E chiaramente ha la possibilità di aumentare i danni dei dot fatti da lei e dagli alleati con altre cose, insomma. Non stiamo qui a guardare il kit nel dettaglio, insomma. E inoltre, se un nemico con shock viene attaccato, shock poi è il nome del dot effettivamente e dell'elettro, insomma, quindi anche se non lo applica lei, se un nemico con shock viene attaccato da un alleato, lei fa un follow up attack sul nemico, e questa è un'altra meccanica DPS che ha lei, che sarà molto forte, sarà molto bello sfruttarla, ma comunque questo è bene o male in pratica quello che fa Kafka, ok, riassunta sotto quell'aspetto lì. Quindi, con chi ha sinergie? Kafka. Allora,
ovviamente con tutti i buffer. Perché? Perché i dot scalano con l'attacco, ma con l'attacco che hai al momento in cui li applichi. Quindi se prima di applicare questi dot abbiamo l'attacco buffato dai nostri buffer, questi dot faranno ancora più danno, quindi fantastico. Scala bene con tutti i dot DPS che esistono o che esisteranno, quindi scala bene con Sampo, scala bene con Serval e sta molto bene con Luca, e che poi vedremo chiaramente quando uscirà, ma comunque in generale sta molto bene con questi personaggi, perché questi sono personaggi che mettono dot e vogliono fare danno con i dot, e quindi Kafka aumenta questi danni, gli fa fare danno prima, eccetera eccetera eccetera, no? Quindi si crea una bella sinergia con questi personaggi, ma sta molto bene anche con i breaker, soprattutto fisici in realtà. Perché? Perché il dot che applica l'elemento fisico quando rompe uno scudo fa un sacco di danni, che scala con gli HP degli avversari e scala poi col break effect, ma Kafka aumenta i danni e fa esplodere subito tutti i dot presenti sul nemico. E questo vale anche per quelli che scalano col break effect in realtà. Quindi si creano delle sinergie particolarissime, soprattutto con l'elemento fisico, perché inizia a diventare qualcosa di meraviglioso sotto l'aspetto del team building e poi di come ragiona il tuo team. Ma comunque c'è una bella sinergia anche con questi personaggi qui. E poi sinergizza chiaramente bene con i debuffer, perché ovviamente la riduzione di difesa o comunque di statistiche o l'aumento dei danni preso ai nemici aiuta chiaramente quei danni di Kafka, essendo lei un DPS. Quindi solite sinergie da hyper carry sotto quell'aspetto lì, ma allo stesso tempo ha delle sinergie particolari con molti altri personaggi del gioco grazie alle meccaniche che ha lei. Quindi scegliere Kafka è il primo abilitatore di team basati sui dot, e quindi ti permette di fare qualcosa di nuovo che magari funziona estremamente bene, bisognerà vedere. Rende viabile qualsiasi personaggio basato sui dot presente in gioco adesso e poi in futuro chiaramente, quindi anche quella è una cosa che e valuta tantissimo, nel senso che se c'è un personaggio che mi abilita altri personaggi che ci sono adesso o che usciranno comunque in futuro, perché questo è un kit che a 360 gradi sembra che abiliti proprio dei personaggi, e direi che è qualcosa che valorizziamo tanto. E tra l'altro, come dicevo prima, rende viabili in endgame delle build basate sui danni dot causate da break effect proprio per questo kit. Quindi c'è da stare attenti, perché secondo me non solo Sampo, Serval, ma usciranno fuori altri tipi di build basate sul break effect grazie a Kafka, o meglio basati sui dot applicati a break effect e all'aumento di danni di questi dot, insomma. E poi, come dicevo prima, buffa direttamente qualsiasi personaggio fisico giocato break effect o anche non, insomma, no? E ultimo motivo è Kafka, quindi cosa ve lo sto a dire? Sicuramente il mio personaggio preferito, però non sono qua per vendervi Kafka, sono qua semplicemente per dirvi, ok, se volete pullare uno di questi personaggi, mi piaceva dirvi, ok, questo è quello che fanno, stanno bene con questi personaggi, e bene o male questi sono i ruoli che coprono, e spero di aver almeno in parte coperto queste informazioni. In ogni caso, fatemi sapere per chi pullerete o chi avete già deciso e perché, se è per l'estetica, per il kit, per il vostro account, sono abbastanza curioso. Per il resto, grazie mille per aver guardato, so che è un video lungo, ma c'era abbastanza da dire. Noi ci vediamo al prossimo video o in live su Twitch tutti i giorni. Grazie mille a tutti e bella!